Nuovo giorno, nuovo unboxing. Ciao a tutti. Oggi vediamo un altro oggetto particolare. È un oggetto che usiamo potenzialmente tutti i giorni, soprattutto se uno tiene alla propria salute, al proprio corpo, al proprio fisico e al proprio benessere. È un'altra cosa di Xiaomi e quindi sicuramente sarà particolare com'è, diciamo, stata studiata da Xiaomi. E vediamo subito dentro questa scatola se ovviamente rispetta le aspettative questa nuova bilancia di Xiaomi. E voilà, una bilancia smart di Xiaomi. Ricordo che questa è uscita veramente da poco, perché è la versione 2 che dovrebbe, dico dovrebbe perché la voglio provare con un'altra bilancia che, anzi altre due, confronto con altre due bilance che utilizzo spesso, sono entrambe due bilance che analizzano il corpo, quindi parliamo di massa corporea, densità della massa corporea, massa muscolare, densità ossea, massa ossea, quindi il peso del nostro scheletro, l'acqua intracellulare ed extracellulare del nostro corpo, quindi un'analisi a 360 gradi di tutto quello che è in questo momento il benessere fisico, il benessere del nostro corpo. Questa bilancia dovrebbe fare la stessa cosa, ovviamente mi aspetto che sia un qualcosina di meno rispetto a quello che è una bilancia medica, quindi una bilancia di quelle bioimpedanzimetre che analizzano in modo professionale il dato del nostro corpo, per esempio che troviamo in alcuni studi medici, troviamo negli ospedali quando viene fatto un processo particolare di dieta su quello che è un organismo, su una persona, e soprattutto anche nei centri dietetici, quelli seri, chiamiamoli, che sono dotati di questa bilancia, che analizzano veramente tutto il nostro corpo e ci danno proprio la scansione temporale del nostro corpo di come la dieta sta andando, di come sta funzionando, non sta funzionando, se stiamo perdendo i grassi in eccesso, perché ricordiamo che il grasso è volume, non peso, quindi magari non notiamo tanto sulla bilancia la differenza, ma una bilancia di questo tipo ci dice che abbiamo perso l'1, 2, 3% di massa grassa, perché lei lo va a vedere. La bilancia normale no, vede soltanto una variazione di peso, ma in realtà potrebbe essere che mi sta aumentando la massa muscolare, mi sta diminuendo quella che è invece la massa grassa, non me ne rendo conto perché dico, porco cane, ma peso uguale a prima e non sto mangiando, o sto mangiando in modo diverso, o mi sto limitando nel mangiare alcune cose. In realtà è questo processo, ovvero la massa muscolare aumenta, la massa grassa scende, ma non avendo peso, ma solo volume la massa grassa, sulla bilancia io non lo vedo. Invece una di queste si vede realmente. Quindi vedremo adesso il confronto tra questa, un'altra bilancia simile di una famosa azienda che da anni, veramente da tanti anni, fa queste bilance domestiche, chiamiamole, per analizzare il peso e la struttura corporea, e poi lo vedremo con una bilancia invece di quelle professionali. Mi farò prestare 10 minuti del suo tempo da un centro dietetico che conosco. Vediamo innanzitutto il contenuto della scatola, giusto per capire cosa ci danno, oltre ovviamente alla bilancia, perché dovrebbe esserci un manuale molto molto completo con quello che è l'uso dell'app, quindi l'applicazione che controlla poi realmente tutte le funzionalità della nostra bilancia. Innanzitutto vediamo la prima parte della nostra bilancia, dove c'è la scatoletta con il manuale, esatto, multilingua, manuale multilingua, perché come vi dicevo, avendo tutte le funzioni particolari legate all'analisi del nostro metabolismo, del nostro corpo, forse bisogna anche documentarsi un pochettino prima. Vediamo la nostra bilancia che, avendo le batterie, dovremo anche andare a inserire il pacchetto batterie, come sempre ormai ci hanno abituato a una bellezza anche estetica, bellissima, molto bella, lineare, pulita,
secondo le linee classiche ormai che ci ha abituato Xiaomi, bianca, con il suo vano posteriore per le batterie che andremo a mettere. Andiamo a mettere le batterie. Ecco magicamente comparse le nostre batterie. Andiamo ad inserirle. La bilancia si accende e sta cominciando a fare il suo setup. Ok, ha terminato il suo setup. Ora vediamo se con l'applicazione troviamo ovviamente la nostra bilancia. Ok, adesso associamo l'applicazione del nostro smartphone alla bilancia. Niente di più semplice. Apriamo l'applicazione Mi Fit, la stessa, tanto per intenderci, della nostra Mi Smart Band, e selezioniamo Aggiungi dispositivo. A questo punto, bilancia. Ci avvisano delle varie impostazioni per la privacy, e a questo punto occorre salire sulla bilancia. Se non vogliamo salire in questo momento, basta semplicemente premere e far apparire sul display della bilancia un peso indicativo, fino a che dall'applicazione non vedremo che in automatico avrà associato a questo punto la bilancia. Ecco qualche secondo. Ok, abbinamento effettuato. A questo punto, dopo aver abbinato in modo corretto l'applicazione, occorrerà ovviamente, nel caso di iPhone, dare l'ok per tutta la parte di storage, per la parte salute, quindi per memorizzare tutti i dati. Idem, stessa cosa anche per i terminali Android, e a questo punto potremo andare a vedere tutta la parte, diciamo, indicativa per come misurare correttamente, con i piedi appoggiati sopra alla bilancia, fino a selezionare eventualmente le varie impostazioni. E non ha molto di più, perché poi tutto il resto viene fatto effettivamente dalla parte anteriore, dove praticamente ci dà già quello che è l'indicazione, per esempio, del peso. Questa ovviamente è la pressione che avevo fatto per indicare con bilancia quello che viene rilevato, e pesi meno del 99% delle persone, grazie, ma in realtà è un peso indicativo di 11 kg. E qui vediamo tutto quello che in realtà la bilancia ha già analizzato, in realtà nulla, perché semplicemente è premuto, e vediamo proprio sotto tutto quello che è la parte indicazione di peso. Posso pesare un bebè, questa è una cosa simpatica, perché in pratica si può gestire il peso di un bambino inferiore a una certa altezza o inferiore a un certo peso, perché vediamo che questa bilancia riesce ad analizzare fino a 0,50, quindi fino a 500 grammi, quindi meno di un chilo, per cui il peso è molto facile da riuscire a gestire e da analizzare anche per un bambino. Altrimenti possiamo, in questo caso, eliminare la misurazione, perché non interessava per il momento, semplicemente abbinare la bilancia al dispositivo. Fatto questo, basta, rimane impostato in modo corretto. Adesso andremo a fare subito i confronti, lo userò per un po', lo userò per una settimana, in contemporanea alle altre bilance, più che altro per capire quello che dicevo prima, ovvero se i dati che raccoglie questa bilancia, e quindi che mi fa vedere sull'applicazione, sono conformi, sono reali, oppure se ci sono troppi divari, troppi sbalzi di diversità rispetto a quella che è una bilancia professionale. Detto questo, ci vediamo tra poco. Partiamo con la nostra Medisana. Andiamo subito a fare un test di pesata. La nostra pesata ovviamente raccoglie subito tutti quelli che sono i nostri dati corporei, quindi tutti i valori che poi verranno raccolti, analizzati dalla bilancia e trasmessi all'app. L'app si presenta comunque molto lineare e semplice, ha una parte che raccoglie i badge, ma giusto per incitare a questo punto un percorso che può essere sia quello sportivo che dietetico. Raccoglie tutti i dati, quindi
tiene conto anche delle varie pesate che noi abbiamo per avere un raffronto e un confronto diretto subito con la pesata precedente. Analizza quindi le variazioni in positivo o in negativo del peso, come anche tutti gli andamenti corporei, quindi quelli che potrebbero essere, per esempio, l'aumento o diminuzione di quello che è la massa muscolare, aumento o diminuzione di quello che è la massa grassa, o anche del valore dell'acqua nel nostro corpo, acqua intra ed extracellulare, come avevo spiegato precedentemente. E, ripeto, molto lineare, molto semplice l'applicazione, ma racchiude tutti i dati che la bilancia raccoglie. Vediamo invece la differenza con quella di Xiaomi. Anche lei raccoglie immediatamente quelli che sono i dati e dopo che ha raccolto ed analizzato tutti i nostri dati corporei, anche lei li trasmette all'app. App che è molto più obiettivamente carina, fatta bene, molto descrittiva, raccoglie dei punti dove indica anche, se vedete, tramite un'indicazione visiva, quindi tipo semaforo, quindi passando dal verde al giallo al rosso, ovvero i tre stati e tre stadi di indicazione di quello che è la pesata o massa grassa, acqua, metabolismo basale, eccetera. Indicandoci semplicemente in quel momento dove dobbiamo prestare quindi l'attenzione in modo puntuale e visivo. Verde, tutto ok, giallo, attenzione, rosso, no, non va bene. La parte blu va analizzata a secondo della tipologia del corpo e dell'attività della persona. Può capitare spesso che uno sportivo o una persona che pratica sport, magari non a livello agonistico, ma comunque frequente. Mi viene in mente chi esce un paio di volte a settimana in bicicletta e fa tanti chilometri, ovviamente. Oppure anche chi va un paio di 2 o 3 volte a settimana in palestra non sarà a livello agonistico sicuramente, ma è un'attività fisica comunque intensa. Quindi potrebbe scendere quel tipo di valore fino al blu. Ripeto, va valutata in quel caso, in quella situazione ben precisa. Sicuramente l'app è fatta bene, spiega bene, descrittivamente ogni tipo di percorso che uno vuole seguire, se perdere peso, aumentare peso, la parte di proteine, massa ossea, diciamo che è molto molto vicino come dati e come app a quello che potrebbe essere, per esempio, una bilancia professionale. Allora, sono appena tornato da Allora, dove vi dicevo che avrei fatto la pesata con la bilancia professionale, quella che costa quasi 4.000 euro. Allora, ho qui i tabulati che la titolare, ciao, mi ha stampato con il risultato della pesata. Adesso proverò a scansionarli in modo da poter inserire nel video. Devo dire che così di primo acchito, purtroppo per me, l'app che si avvicinava di più era quella con la bilancia di Xiaomi. I dati effettivamente sono molto vicini a quella della bilancia di Xiaomi. Dico purtroppo perché tra i due risultati erano quelli un po' peggio. Però vabbè, ci daremo un piccolo giro di vite sull'alimentazione. E detto questo, io direi che tra le due bilance sono ottime entrambe, Medisana e Xiaomi, sicuramente ottime, però Xiaomi si avvicina di più a quella medica. Quindi, cosa vi posso dire? Al prezzo che viene data e l'app molto carina, molto bella, completa, come avevo detto poco fa, con i dati anche tra l'altro che rispecchiano, ripeto, ci sono variazioni di ovviamente di percentuale abbastanza importanti, ma perché ripeto, una costa 30-40 euro, questa qui costa quasi 4.000 euro. Sono due bilance completamente differenti, con anche ovviamente tecnicamente a livello software anche completamente diverse. Però devo dire che questa qua di Xiaomi è molto molto vicina come dati. Quindi direi che anche in questo caso l'acquisto vale. Brava Xiaomi. Detto questo, io vado a fare un po' di corsa, giusto per mettermi un pochettino a posto, e vi saluto. Ci vediamo presto. Ciao!